Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, come vedete sono un po' di casa. Sono in un avvio di biasia, però vabbè. Sì, sono sempre a Palau, ovviamente. E nulla. In questo breve tratto di strada mi porto con me in giro. E niente. Sto tornando a casa, ero dal medico. E nulla. Ho fatto poco niente, ho preso delle ricettine, le mie solite cose e niente. E adesso torno a casa. Stamattina volevo fare un giro da casa fuori, ma non è stato possibile perché c'è un vento terribile e poi si sta molto male. Con questo vento non si capisce nulla, quindi evito di fare questi video vlog lunghi. Quindi torno a casa e ci vediamo. Entrano molto in casa mia. Quindi niente, io adesso vi saluto e che dire, adesso dove sono? Non vorrei magari mettersi la macchina. Vabbè, guardate come sono vestita qua, così. Già. E niente. Ok, adesso attraversare. Sto tornando a casa. Sono via a Capodosso e adesso torno a casa. Già, io alla fine mi sono addormentata molto tardi mi sono addormentata un po' prestino perché ho tanto sonno e quindi nulla, ho un po' di sonno anche adesso. Sto cercando di recuperare registrando sto video per niente. Quindi, sperando che vi faccia piacere sto video chiacchiericcio, come lo chiamo io di solito. E niente, ora stacco e ci vediamo dopo. Ok, nulla, sto per entrare in casa mia, ci vediamo dopo. Eccomi ragazzi, sono già tornata in casa. Allora, se vedete che non ho registrato tutto il tratto per entrare in casa, perché ci tengo la mia privacy, ovviamente. E questo è il mio outfit. Che fiatone, scusate, ma sono entrata in casa piano, velocemente salendo le scale più veloce che potevo. Questa è la mia borsa, il mio zainetto per uscire di casa. Amo la follia questo zaino, bellissimo, adoro. E niente, adesso torniamo in camera mia, nella speranza che non sia troppo giovane per voi, ma pazienza. Allora, dunque, accendo la luce, così, ecco, ho fatto già il letto, tutto bello sistemato, vedete un po' qua. E niente, quindi alla fin fine mi sono messa a chiacchierare un po' con tutti lì nella cosa del, come si chiama, lì nell'ambulatorio del medico. E nel frattempo ho ascoltato anche un po' di musichetta, ma va bene lo stesso. E niente, quindi mi sono divertita a ascoltare un po' di musica. Nulla, poi ho chiacchierato un po', ma la gente era assorta in altri, come si può dire, in altri commenti per gli affari suoi, cioè nel senso che era tutta, come si dice, aspetta un secondo, volevo dire, era distratta per i fattacci suoi a guardare altre persone. Abbiamo dato poca retta, ma chi se ne frega, tanto eravamo lì per lo stesso motivo, medicine, farsi le ricette per le medicine e tante altre cose, quindi vabbè, niente. Oggi ho fatto questo trucco semplice, non ho usato né ombretti né niente, ma la velocità della luce. E nulla, adesso andiamo di là, scusate il buio, ma qui... Ah, mi devo mettere le mie pantofole, perché sennò non ce la faccio, ragazzi. Sto male con le... Già queste scarpe qui, queste... Lo vedete? Sì, si vedono? Non lo so. Sì, queste si stanno rovinando dentro, ovvero si stanno consumando, meglio dire. Stanno consumando e quindi mi tocca di comprarne altre scarpe nuove. Perché queste mi stanno facendo male cane,
come si dice, ai piedi, ai talloni, a tutta la pianta del piede. Quindi non è il caso di stare lì a tenerle altri anni, quindi quando sarà ce li butto, non lo so, vediamo, si vedrà. Comunque, nulla, alla fine della fiera, come è andata al medico? Veniva, a parte le chiacchiere che c'erano con gli altri pazienti, però vabbè, niente. Io nel frattempo adesso mi ascolto un po' di Barbara Palombelli, se trovo dove è sto cavolo di telecomando, e nulla. Intanto metto muto perché sennò mi sentite, come si può dire, mi sentite solo la televisione e non mi sta bene. 5, voglio mettere 5. Vedete, 5 è questo, Rai 1, o non so cosa sia, 5. Sì, vedete, già, 5. Con, ecco qua, Barbara Palombelli, e niente. Quindi che dirvi? Io sono dell'idea che ognuno fa come le pare quando vuole creare, ma se no io lo e non tenta, sì lo so, vedete sempre sta macchia. Mia zia ha preso un appuntamento, forse lo deve ancora prendere, per farmi il laser, perché questa cosa qui non la posso più vedere, mi dà un fastidio che non vi dico. E niente, un attimo solo. Quindi che dire in sostanza? Sì, devo andare dal medico, no dal medico, dal, sì, da quello che sia il chirurgo, quello che no, aspetta, non lo so, come si chiama, vabbè, un signore o una signora che mi fa il laser, perché è specializzata nel fare il laser, e quindi vorrei sapere se mi fa o meno sì il laser, perché così non è possibile, ragazzi, sono troppo stanca, stufa e disagiata di vedermi in questo momento tutto. Sembra una barba che poi non è barba, ma è peli ormonali. Quindi non dico perché dovrei fare per forza vedere questi cavolo di peli ormonali che mi fanno veramente pietà, per non dire orrore. Ma va bene lo stesso. Sperando questo piccolo video vi sia piaciuto. Perché raga, adoro fare video anche all'aria aperta, come ho fatto oggi. Non ho proprio improvvisato, ma quasi. Mi è venuta più la brillante idea di farmi vedere che stavo uscendo fuori. E che sono uscita dal medico, sono appena uscita dal medico, e quindi nulla, stanno facendo vedere la pubblicità. Vichy, guardate ragazze, Vichy, ciao. Vichy è una buonissima marca, è valida, Vichy, molto buona. Ne parla anche dei Twitch, posizioni di bellezza, Caterina. Ciao Kate, se vedi sto video, e nulla. Quindi ragazze, mi piace questo trucco, sì, lo so, non è il massimo, però mi piace e adoro questo trucco, anche naturale, così come l'ho fatto io. Cioè, non è molto naturale, potevo fare una via di mezzo, ma vabbè, no comment. Nulla, ragazze. Io sono vestita, come vedete, in tuta, questa è la mia tuta, già. E nulla, questa è la mia tuta. Mi ho appena messo i miei bei ciabattoni, cioè le mie pantofoline al cuoricino, non so se si vedono. No, non si vedono, aspettate. Il cuoricino. E nulla, ragazze. Io adesso tra poco mi pappo qualcosa, perché sto crepando di ulcera di stomaco, ovvero di mal di stomaco, se voglio proprio dire la giusta. E ci vediamo al prossimo video. Quindi ciao, tanto ne caricherò altri ancora, e altri ancora, e poi caricherò qualche piccolo short, se mi ricordo, a breve. Ciao. Anzi, farò anche qualche live come ho fatto ieri sera, raccontarvi del tutto e del più. Ciao ragazzi, un bacio. Ah, grazie del like, commento, e attivate la campanella e commentate se fa piacere. Ciao, un bacio. Like, mi raccomando, like. Ciao.